Buongiorno, sono Paolo Pezzino, il presidente dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, rete degli istituti nazionali. Sono qui per presentarvi la nostra settima Summer School, dedicata quest'anno a emergenze e nuova normalità, didattica della storia e educazione alla cittadinanza in tempi di coronavirus. Come è ovvio, questa sarà una summer diversa dalle altre che l'hanno precedute. Noi abbiamo fatto finora sei summer school dedicate a vari temi: la crisi, il Mediterraneo, l'Italia repubblicana, il tema della tolleranza e dell'intolleranza, la Shoah. E le nostre summer tradizionalmente rivolte a un pubblico interessato di docenti si svolgevano negli ultimi giorni di agosto su quattro sessioni in presenza con un dibattito molto vivo e molto vivace tra docenti, studenti, i laboratori, i workshop, i tutor. La pandemia ha modificato tutto questo e ci ha anche costretto a riflettere. Riflettere se fosse possibile mantenere la summer, perché non nascondo che a un certo punto avevamo deciso di rinviarla, ma rinviare la summer fino al momento in cui si potesse farla di presenza significava probabilmente non farla, perché non è sicuro che a settembre-ottobre potranno ripartire le iniziative di presenza. Fra l'altro si stanno scaricando su quei mesi tutta una serie di impegni e di incombenze per il mondo della scuola che avrebbe reso difficile poter fare la summer. Abbiamo discusso molto, ma abbiamo deciso poi che proprio la situazione, la contingenza difficile che vive il mondo della scuola ci direi costringeva in qualche misura a mantenere la summer. Le summer school dell'Istituto Parri rappresentano un esempio di quello che l'Istituto Parri ha elaborato in termini di conoscenze e di professionalità per la didattica della storia in tutti questi anni di vita dell'istituto e della rete degli istituti, una rete di circa 65 istituti associati. La didattica è una delle principali attività della nostra rete. Ricordo che abbiamo una rivista online che si chiama 900.org, che si è affermata come una delle più importanti nel mondo della scuola per la didattica della storia. E ricordo, tra l'altro, che la scuola sta vivendo in questo momento un periodo particolarmente difficoltoso. La didattica a distanza, che era una scelta obbligata nel momento della pandemia, ha mostrato tutti i suoi limiti, limiti ovvi, perché l'insegnamento non può che essere un insegnamento basato sul contatto interpersonale tra docente e discenti e tra all'interno della classe tra i discenti. Ha aggravato le differenze regionali tra o locali, tra quelle zone dove vi erano connessioni che rendevano possibili seguire con una certa facilità la didattica a distanza e altre in cui questo era pressoché impossibile. Ha approfondito le distanze sociali all'interno della scuola tra famiglie che potevano permettersi di avere anche più di un computer o tablet o telefonino per poter seguire la distanza nel caso di vi fossero più figli e famiglie che questo non se lo potevano permettere. Proprio per questo ci è sembrato necessario marcare
ancora di più la nostra presenza quest'anno con una proposta di Summer che vi andrò a illustrare e che, come vedrete, è stata progettata in maniera diversa rispetto a quelle degli anni scorsi. In maniera diversa, più articolata, più complessa, e da questo punto di vista la situazione di doverla organizzare a distanza abbiamo cercato anche di trasformarla in un piccolo vantaggio. Siamo riusciti in questo modo a ottenere la presenza di illustri relatori che probabilmente, se avessimo dovuto concentrare in un luogo fisico in due giorni specifici, non saremmo riusciti ad avere tutti. C'è un altro motivo per cui abbiamo deciso di mantenere la Summer. Quest'anno ricorre il 22 luglio il primo anniversario della scomparsa del nostro Flavio Febraro. Flavio Febraro è stato un punto forte dell'attività didattica della rete dell'Istituto Parri, insegnante distaccato presso l'Istituto di Torino, mente vivace, brillante, critica, direttore, condirettore della rivista 900.org, è scomparso esattamente un anno fa, il 22 luglio del 2019, in un incidente, in un tragico incidente di montagna. Quella montagna che lui amava tanto e che purtroppo quel giorno l'ha tradito. Ci sembrava brutto non tenere la Summer proprio nell'anno in cui avevamo deciso di tenerla fisicamente a Torino, proprio in omaggio a Flavio, e di coinvolgere l'Istituto Torinese nella sua elaborazione. E quindi questa Summer, questa settima Summer che viene intitolata Flavio Febraro, si terrà a distanza, si terrà con un programma molto ricco e si terrà ovviamente con un'articolazione che tiene conto della situazione attuale. E infatti la Summer verrà preceduta da una pre-Summer, il oggi 22 luglio, dopo il mio intervento, abbiamo chiesto a un illustre costituzionalista, Gustavo Zagebreschi, di tenerci un intervento sull'impatto della pandemia sul sistema paese, perché non possiamo nasconderci che questa pandemia ha sconvolto non soltanto il mondo della scuola, ma in generale i rapporti sociali, economici dell'intero paese, con situazioni al limite della legittimità costituzionale, sospensioni probabilmente inevitabili, ma su questo c'è stato anche un dibattito tra i costituzionalisti dei diritti costituzionali, è indotto una crisi sociale ed economica che mai la Repubblica aveva vissuto così grave dal dopoguerra. E quindi Gustavo Zagebreschi introdurrà questa pre-Summer con questo tema. La pre-Summer poi continuerà il 24 luglio con due interventi di Luciano Floridi, Università di Oxford, su Iperstoria e Scuola Online, e il 24 di luglio sempre di Per Cesare Rivoltella, che è un esperto di didattica digitale, che ci parlerà proprio del ruolo
della didattica digitale e della didattica a distanza in questa pandemia. Quindi, come vedete, abbiamo deciso di iniziare proprio con riflessioni critiche su quello che sta succedendo ora e che probabilmente succederà a settembre. Sulla didattica a distanza vi sono molte polemiche. Personalmente sono tra coloro che ritiene che la didattica a distanza sia stata un indispensabile momento di risposta a una pandemia che nessuno si aspettava. Sono anche dell'idea che il mondo della scuola e che il mondo politico soprattutto sia molto in ritardo nel valutare come e in quali misure poter riprendere la didattica frontale a settembre. E questo purtroppo conferma un atteggiamento del mondo politico di disinteresse nei confronti del sistema scolastico. Personalmente penso che avremmo dovuto ripartire proprio da lì, da garantire al mondo della scuola condizioni di sicurezza, ma si continuano a contrarre organici, si continuano a unificare classi, a creare classi pollaio, il che poi renderà possibile dire che non è possibile attuare il distanziamento che i tecnici sanitari reputano necessari, e ho paura che la didattica a distanza ritornerà nelle nostre case. Riflettere su tutto questo, collegando la didattica a distanza alla situazione generale del paese, ci è sembrato necessario. E quindi la prima novità è la pre-summer. La summer school comincerà esattamente il 27 agosto con questa struttura. Avremo cinque parole chiave e il loro opposto, di cui si discuterà con degli incontri una volta alla settimana. Vi leggo le parole chiave: 27 agosto, emergenza ricostruzione, il 3 settembre, la libertà responsabilità, 10-11 settembre, centro periferia, 17-18 settembre, stato mercato, e 24-25 settembre, uguaglianza, differenza. Sono parole chiare che attengono pienamente allo studio e all'interpretazione del Novecento, ma a nessuno di voi sfuggerà anche il riferimento con la situazione attuale dell'Italia e del mondo. Emergenza e ricostruzione ovviamente può essere svolto in termini storici, pensando per esempio ai dopoguerra, ma può anche essere una riflessione importantissima su quello che sta succedendo e su quello che ci aspetta. Prima di cominciare l'analisi delle parole chiave, ora non sto a leggervi tutti gli illustri relatori che parteciperanno, il programma lo potrete trovare intero sul sito dell'Istituto. Abbiamo deciso però, proprio per marcare ancora di più il fatto che l'Istituto Parri è inserito in pieno nelle dinamiche contemporanee delle scuole, si fa carico in pieno delle problematiche attuali, una tavola rotonda di apertura il 27 di agosto dalle 10 alle 12, la didattica digitale integrata, una tavola rotonda nella quale rifletteremo con un editore, Giovanni La Terza, e alcuni insegnanti sul tema dell'influenza che la didattica a distanza ha sul manuale di storia, come si trasforma il manuale di storia per le nuove didattiche che hanno comportato e che, se verranno riprese purtroppo, come ho paura, comporteranno lezioni più brevi, più sintetiche, meno problematiche, come si possono attrezzare i docenti e motivarli
all'uso di strumenti vari. Cosa può passare attraverso la rete e il ruolo che in tutto ciò un manuale chiaramente rivisitato a seconda delle esigenze attuali può avere. Dopo ognuna di queste lezioni, di queste coppie di lezioni, ogni lezione prevede l'intervento di due relatori e un coordinatore, il giorno successivo vi sarà un workshop che approfondirà una tematica con il classico lavoro dei workshop delle nostre summer, cioè un confronto tra tutor particolarmente esperti sul tema del workshop e gli insegnanti che si iscriveranno al workshop stesso, con la diffusione anche di materiali che possono servire poi direttamente per la didattica della storia. Non so, dopo il tema emergenza ricostruzione, il workshop riguarderà per esempio l'epidemia della disinformazione, i casi di HIV e Covid-19 a confronto. Dopo il tema libertà e responsabilità, il workshop sarà dedicato a pensare la libertà, dalla libertà di stampa alla critica delle fake news e così via. Questo approccio, questa organizzazione durerà praticamente fino alla fine di settembre. Alla fine di settembre affronteremo un altro tema che attraversa il mondo della scuola e che è stato in qualche misura posto in secondo rilievo dalla emergenza della didattica a distanza, cioè il tema di storia e cittadinanza, un binomio inscindibile, tavola rotonda di chiusura, cioè il fatto che dall'anno scorso, ma in realtà l'anno scorso praticamente non si è fatto, si dovrà tenere un insegnamento di educazione civica previsto dalle leggi, trasversale su tutte le materie, sul quale mi pare che gli insegnanti si chiedano come impostarlo. La normativa prevede che laddove vi siano professori di diritto siano i principali responsabili. Noi sappiamo che il diritto non è presente in tutti gli ordini di scuola e riteniamo che in realtà, proprio per una storia della cittadinanza consapevole e fondata sul passato, possano essere gli insegnanti di storia quelli che potranno meglio orientare tutto il collegio di classe nell'utilizzazione di quelle 30 ore previste dalla normativa. La tavola rotonda finale, quindi il 28 settembre, sarà introdotta da un costituzionalista, Marco Fioravanti dell'Università di Tor Vergata, ma a essa parteciperanno storici, tutti moderatori delle cinque giornate di summer, dei cinque pomeriggi, chi ha partecipato alla prima tavola rotonda, io stesso, presidente o direttori degli istituti coinvolti. Abbiamo invitato anche, vorremmo invitare anche il capo dipartimento Brusti del MIUR, e dovrà riflettere appunto su questa nuova materia che è stata introdotta ma ancora non sperimentata per appunto l'emergenza del coronavirus. Questo è la summer.
L'ulteriore novità è una post-summer, cioè dal 28 settembre al 31 dicembre 2020, i docenti iscritti che hanno seguito almeno un workshop possono accedere al tutoraggio individuale per le aree di progettualità che vogliono avviare nella loro scuola. Come vedete, è una summer più ricca di quelle che abbiamo finora fatto, si protrae per un tempo maggiore, mette in piedi una serie di tematiche, ha una pre-summer, una post-summer, e credo che sia però la dimostrazione più evidente che abbiamo scelto bene, abbiamo deciso bene quando ci siamo confrontati tra di noi, soprattutto nella commissione didattica dell'Istituto Parri, per decidere se farla o se non farla. Un'ultima cosa, rispetto alle altre summer precedenti, questa è una summer che è più inclusiva nei confronti degli istituti della rete. L'Istituto di Torino rimane in primo piano nell'organizzazione per i motivi che avevo detto all'inizio, il ricordo di Flavio che era distaccato lì. C'è una forte presenza ovviamente della Commissione Didattica di Milano, ma sono molti gli istituti della rete che collaborano, svolgono iniziative, agiscono, e una presenza sul territorio della rete degli istituti che forse nelle altre summer intenute in maniera tradizionale era meno evidente, ma che con questa modalità a distanza mi sembra venga valorizzata. Ecco, noi speriamo che questo sistema complesso, che forse vi chiarirete meglio quando potrete andare sul sito dell'istituto e vedere il programma, vi piaccia. Chi si iscrive non ha obblighi se non quello di si può combinare il programma a suo piacimento. Naturalmente chi vuole poi iscriversi sulla piattaforma Sofia deve essere presente per un certo numero di ore per poter avere l'attestato. Riteniamo di avere fatto uno sforzo che speriamo sia utile e sia apprezzato dagli insegnanti e che ci consentirà praticamente di riflettere insieme dalla pre-summer del 22 di luglio fino al dicembre del 2020. A dicembre del 2020 tireremo le conclusioni di questa importante e impegnativa esperienza e speriamo di poter avere da voi un riscontro positivo. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti un buon lavoro.